qui se ci faccio una piccola saldatura ci vanno dentro 2 litri in meno. Oh, Ungaretti, hai finito di scrivere i pensierini? Ma che pensierini? Sto progettando il cambio di nuova generazione che la Ducati monterà sulla GP12. Con 2 viti in meno la alleggerisco. Ah, però, 2 viti in meno? Sì. Un bel alleggerimento, eh? E poi ascolta una cosa, te la devi smettere di occuparti del cambio. Chi te l'ha detto? Chi te l'ha detto? Tu non fai parte della squadra corse. In bacheca c'era scritto chiaro e tondo, cambio di nuova generazione, non hai letto? Ah, no, guarda, stamattina lascia stare, sono arrivato in ritardo, sto rifacendo il bagno. A Elisa non piacciono le piastrelle che ho comprato io, da lì è nata una discussione, guarda, lascia stare. Ti fai comandare dalla moglie tu? Parla quello che si fa comandare anche dalla suocera. Cosa c'entra? Io comando. Poi le decisioni le lascio prendere lei, ma che me frega a me. Cambio di nuova generazione. Bob Mattone è desiderato dal capo del personale. Ripeto, Bob Mattone dal capo del personale. Vedi? Mi chiamano per il cambio di nuova generazione, io vado. Sì, no, aspetta, aspetta, prima telefona alla suocera. Ok. E poi le chiedi, posso andare? Ma va! Allora, cosa sei andato su, col pappagallo? Ma no, mi ha detto che la produzione funziona poco. Cosa non gli è piaciuto? Secondo me, l'alleggerimento delle 2 viti. Dice che se non mi metto di buzzo buono, devo lasciare posto a un giovane. Ah, ecco cos'era il cambio di nuova generazione. Se mi cercano sono in bagno. Vai, vai, vai. Vai, non è neanche male. Bob, ti piace questa? Lasciami stare che sono in recupero. Col lavoro? No, con la tabaccaia. Tabaccaia? Sì, sì. Ultima starta a sinistra, bussa 2 volte, perfetto. Allora, ti piace sta piastrella o no? Con quel fiore lì? Fa schifo, l'hai scelta tu. Sì, sai che ha chiamato prima Elisa? E sai cosa ha detto? Cosa ha detto? Che ha chiamato la suocera, sì. E lei l'ha scelta per la tua cucina. Sì. Prima di fare la mia cucina devo passare sul mio cadavere. Peccato che Luana ha già chiamato il piastrellista. No. Mm-mm. Dovesse servire il cadavere. Sei spaventoso. 2 viti meno. No, avevo già fatto di più. Vai, eravamo già partiti in merda. Dovesse essere fanculo, va. No, ma era bella, era bella, era bella.